Dopo la pesante settimana trascorsa, il coreano cerca di rispondere sul campo per farlo correre una super prestazione in quei di russi, visto che i falchiti attraversano un buono stato di forma. I 5 punti di penalizzazione inflitti dal comitato a causa tesseramenti e squalifiche successive di alcuni giocatori aumentano le irresponsabilità dei giocatori riminesi in campo. E non a caso l'inizio è da urlo: dal corner Montebelli schiaccia il pallone di testa centrando la traversa. Da calcio piazzato i russi replica, ma magari viene chiuso sul più bello dall'uscita di pugno di Romani. Ma ancora il russo è protagonista, Sov appoggia per Filippi, la cui conclusione dal limite dell'area viene murata in corner. La pressione dei falchetti prosegue, il tiro di Fontana da posizione defilata fa gridare a gol il pubblico presente, ma è solo esterno della rete. Sul fine di prima frazione si rivede il coreano, in tentativo dalla distanza di Scognamiglio viene bloccato a terra da Casadio, mentre Montebelli, nel tentativo di involarsi su questo traversone evitante, viene anticipato dalla retroguardia di casa. Nella ripresa da corner il coreano passa, l'infortunio di Casadio è inspiegabile, con il portiere che trattiene più il pallone e poi se lo fa sfuggire quasi a deviarlo lui in fondo al sacco. Il replay chiarisce meglio l'infortunio da parte dell'estremo di casa. Il coreano continua a crederci e va vicino al raddoppio con questo inserimento di Filippucci, la cui conclusione termina alta. Proteste dei russi poco dopo per un presunto rigore non fischiato sul Sov, l'arbitro lascia proseguire mentre Filippi chiama l'intervento Romani. Dall'altra parte il coreano sfrutta l'arma del calcio piazzato e il tiro di Dolcini viene deviato in angolo. In contropiede invece arriva il tacco delizioso di Sov a smaccare Filippi. Peccato per lui che il tiro sia centrale. Le ultime speranze di pareggio per i falchetti arrivano con questo colpo di testa di Temporin che termina a lato. 0-1 il finale con il coreano che torna a sorridere.